Questo 2020 è un anno certamente particolare, lo è stato sin dai primi mesi, continua ad esserlo purtroppo per l'emergenza coronavirus. Tanti gli ambiti che sono stati coinvolti direttamente o indirettamente in questa emergenza. C'è anche il settore degli eventi, un evento che certamente sta risentendo e risentirà purtroppo della pandemia, è il premio Ischia. Ne parliamo con Benedetto Valentino. Buonasera, signor Valentino, grazie per aver accettato il nostro invito qui su Teleischia. Grazie a voi per avermi invitato. Buonasera. Allora, noi abbiamo la possibilità di parlare del premio Ischia partendo però già da un primo premiato, perché il premio comunicatore va a Giovanni Grasso, uno di quei comunicatori che magari non sono esattamente in prima linea, ma sono direttamente alle spalle, probabilmente, dell'uomo più importante che abbiamo nel nostro paese. Eh beh, Giovanni Grasso è il consigliere per l'informazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è l'uomo, diciamo, che ha cura, al di là della sua presenza attualmente al Quirinale, ha una carriera di giornalista, di comunicatore di altissimo livello e quindi la giuria all'unanimità rispetto a quella che è stata questa comunicazione estremamente difficile in questo momento particolare per il nostro paese, ha voluto dare un riconoscimento a Giovanni Grasso perché condensava quello che era anche il sentimento degli italiani rispetto alla presidenza della Repubblica. Diciamo che si trova a ricoprire un ruolo che già di per sé non è affatto semplice, in una fase della politica italiana tutta particolare, tra governi del cambiamento, consultazioni per questa o quella ragione e per finire anche l'emergenza coronavirus. Ma diciamo, questa emergenza sta mettendo a rischio un po' in grande difficoltà tutte quelle che sono le democrazie occidentali. Quello che succede in Italia sta succedendo in tutto il mondo. Quindi, come dire, è un'emergenza di grandissimo impatto in termini non solo politici, ma soprattutto economici, sociali. È un cambiamento epocale. Quindi, come dire, il ruolo delle istituzioni, sottolineato con questo premio a Grasso, diventa fondamentale perché è un faro rispetto a quella che è una notte ancora lunga da attraversare. Un premio Ischia, lo dicevamo, che ha risentito dell'emergenza coronavirus perché slitta la sua collocazione al mese di settembre, ma c'è stata la volontà ferma di tenerla questa edizione 2020, perché mi sembra di aver capito nei mesi passati che non ci fossero troppe certezze sullo svolgimento dell'edizione 2020, o mi sbaglio? No, assolutamente. Noi siamo stati i primi ad annunciare un evento perché dovete considerare che, per esempio, Facebook ha vietato la pubblicità degli eventi a livello mondiale fino a marzo 2021. Noi lavoriamo con gli eventi perché abbiamo anche una società che è la Valentino Comunicazioni, collegata a grosse aziende italiane, qui noi curiamo anche l'organizzazione di eventi, e beh, è tutto fermo. Quindi, come dire, siamo riusciti e abbiamo sottolineato la volontà di fare il premio anche per dare un segnale positivo un po' al nostro mondo, al mondo della comunicazione, anche se chiaramente non sarà un premio come gli anni scorsi, perché sarà sostanzialmente allestito uno studio televisivo. Le premiazioni si svolgeranno con poca gente in sala, insomma, sarà un premio molto diverso, com'è molto diversa la vita di tutti che stiamo affrontando, in questo momento che stiamo affrontando. Una comunicazione che è finita essa stessa al centro del dibattito,
visto che si è parlato a lungo della opportunità o meno di dire certe cose, dell'opportunità o meno di lanciare certi segnali, qualcuno se l'è presa con la comunità scientifica che in qualche occasione è stata accusata di aver peccato proprio dal punto di vista della comunicazione, delle varie novità e delle indicazioni da dare alla popolazione. Insomma, in tempi di emergenza e di non emergenza c'è sempre bisogno di interrogarsi su quella che debba essere la buona comunicazione. Eh beh, assolutamente sì, infatti questo sarà anche uno degli spunti di riflessione, ringrazio per la domanda, rispetto a quello che sarà lo svolgimento del premio, perché capire come fare comunicazione di crisi, comunicazione d'emergenza, è uno degli ampi dibattiti che si solleveranno a settembre, che noi affronteremo a settembre, insieme, lo ricordo, al premio all'economia, al portavoce di Invitalia, perché anche Invitalia sta svolgendo un ruolo importante rispetto a quello che è la ricostruzione dell'economia italiana. E poi la settimana prossima annunceremo anche i premi di giornalismo veri e propri, che quest'anno saranno curati da una giuria particolare che si riunirà per la prima volta in teleconferenza, e il presidente è Giulio Anselmi, storico direttore e presidente dell'ANSA. Una presidenza di prestigio per un premio di prestigio che è giunto alla sua 41esima edizione, signor Valentino. Sì, 41esima edizione, siamo ormai nel riconoscimento più vecchio d'Italia, nell'ambito chiaramente del giornalismo, e non abbiamo mai saltato un'edizione, quindi a differenza di altri nostri altri colleghi che hanno preferito saltare il turno quest'anno, perché molti eventi si sono spostati e tendono al 2021, noi con tutte le difficoltà oggettive che ci sono abbiamo scelto di poterlo fare. È più difficile organizzare un evento o più difficile curare una buona comunicazione per un evento? Sono entrambi collegati, perché se non c'è una buona comunicazione, anzi una comunicazione eccellente, non c'è neanche l'evento, perché l'evento è appunto una cosa straordinaria e quindi come tale deve essere accompagnato da una campagna di comunicazione fatta da esperti, da persone, come dire, del campo, perché è la comunicazione che crea l'evento. Mi viene da chiederle a questo proposito, con le tantissime incertezze che stanno accompagnando e che purtroppo per noi, per almeno le prossime settimane, accompagneranno l'attesa di tanti imprenditori isolani che guardano ovviamente alla bella stagione come all'occasione per cercare di salvare l'economia di un'isola che sostanzialmente vive di turismo estivo, su che cosa si potrebbe puntare dal punto di vista della comunicazione? Ma Ischia, innanzitutto vediamo quanti imprenditori avranno il coraggio di aprire quest'anno, perché non è semplice, cioè quest'anno noi abbiamo un anno in cui, per esempio, noi come fondazione e anche come società abbiamo fatto due scelte. Chiaramente uno è quello di continuare seppur al minimo l'attività, la seconda però è programmare bene il 2021, e credo che questo bisognerebbe fare anche su Ischia, cioè limitare quanto più è possibile i danni di questa stagione, in cui è chiaro che qualunque comunicazione fai oggi è difficile, quasi impossibile, diciamo, dare un'efficacia, perché è talmente anche limitato quello che è il bacino d'utenza, almeno al momento sono chiusi quasi tutte le regioni, anche dopo giugno, quando si aprirà comunque con delle restrizioni, quindi cerchiamo di salvare il salvabile, però programmiamo almeno quello che è la stagione 2021 fatta bene. In quel caso là, credo che la comunicazione diventi fondamentale. Grazie a Benedetto Valentino per essere stato ospite di Tele Ischia, dunque premio comunicatore a Giovanni Grasso. Noi restiamo in attesa delle indicazioni per i prossimi premiati.
Assolutamente, sei cioè, i primi ad essere avvisati appena la giuria completerà i lavori. Perfetto, grazie, buona serata, grazie per essere stato con noi. Buona serata a tutto lo staff.